Ed è arrivato il momento della rubrica Circular Economy con Maria Cristina Origlia, direttore dell'impresa. In studio Stefano Arvati, il presidente di Renovo. Ben ritrovati all'appuntamento con la rubrica Circular Economy. Oggi raccontiamo il caso di un'azienda nata nel 2007 con la mission proprio di realizzare un modello di economia circolare che trasformasse i sottoprodotti e i rifiuti in nuovi prodotti rinnovabili, in energie rinnovabili e in prodotti di chimica verde. Ne parliamo con il presidente Stefano Arvati, l'azienda si chiama Renova SPA. Buongiorno. Qual è il Buongiorno. modello Renovo? Il modello Renovo è un modello, diciamo che è un modello dove noi cerchiamo di applicare sul territorio questo concetto di economia circolare. In sostanza, individuati dei territori specifici, poniamo un raggio di 40-50 km, ci preoccupiamo insieme alle forze locali di congegnare delle attività industriali che vanno a recuperare tutto quello che il territorio scarta in termini di residui, sottoprodotti o rifiuti, e in primis cerchiamo di produrre delle materie rinnovabili, quindi dei bioprodotti, da materie che non hanno più vita. Poi tutto quello che non si riesce a produrre in questo modo, produciamo energia, quindi facciamo un recupero energetico. Quindi in sostanza cerchiamo di adattarci nei territori specifici e insieme al territorio cerchiamo di utilizzare tutto quello che il territorio scarta. Quali sono i pattern ideali che andate a cercare sul territorio? Ma il nostro progetto è basato ovviamente su un concetto di sostenibilità, perché è chiaro, noi cerchiamo di dare un servizio al territorio, quindi i primi interlocutori sono quelle associazioni che abbiamo individuato in questo mondo della cooperazione sociale, che con loro sviluppiamo questi progetti. Le cooperative sociali, come sapete, sono cooperative che fanno lavorare, diciamo, cercano di includere al lavoro le persone soprattutto svantaggiate del territorio, ma sono anche quei partner che conoscono molto bene il territorio e quindi insieme con loro sviluppiamo questi progetti. L'altro partner fondamentale a livello locale sono i nostri partner di ricerca, quindi questi progetti necessitano di molta ricerca tecnologica soprattutto perché dobbiamo adattarci a delle situazioni diverse e quindi la tecnologia è fondamentale in questo, quindi l'università, centri di ricerca locali e poi il nostro partner storico in questo è anche Legambiente che in questo modo ci aiuta col territorio a condividere questi progetti. Quali sono quindi gli impatti economico-sociali sul territorio? Ma gli impatti sono veramente importanti, c'è un impatto ambientale fondamentale perché quando poi noi andiamo a sviluppare questi progetti cerchiamo anche di andare a gestire queste problematiche ambientali che sono ad esempio questa grande produzione di rifiuti, di prodotti anche vegetali del territorio, producono un problema perché non sai dove metterli, quindi molte volte si spargono nei terreni o nei fiumi, eccetera. Ma soprattutto hanno un fortissimo impatto sociale in termini di creazione di occupazione, perché sono tutti modelli che hanno una grande fabbisogno di persone, perché c'è molta logistica, c'è molta attività operativa. Ecco. È un modello replicabile anche all'estero? Assolutamente sì, noi questi modelli li abbiamo presentati inizialmente a un'assemblea di paesi sudamericani e in questo momento noi stiamo portando avanti progetti in Colombia, ad esempio, poi sono nati progetti in Africa e siamo in India. Lì ovviamente parliamo di situazioni diverse da paesi industrializzati, ma sono tutti paesi in via di sviluppo dove noi andiamo nelle zone dove non c'è l'energia, non c'è la rete. Quindi questi modelli sono fondamentali perché vanno a valorizzare i prodotti locali e utilizzando i sottoprodotti creiamo energia per le stesse popolazioni. Bene, grazie al caso Renovo e al presidente Arvati. Alla prossima puntata.